Nel precedente episodio di Goat Z. No, aspetta un secondo. Di il mio nome. Heisenberg? Hai maledettamente ragione. Senta, lei comincia a farmi paura, è meglio se ce ne andiamo, eh. Ah, Gesù, ho creato un mostro. Conosco il voodoo. Di certo però non ho un grande stile per vestirmi, eh. Bisogna dirlo. Salve a tutti, io sono TheLoneGamer e bentornati su Goat Z, il gioco che ti spinge a domandarti se i programmatori abbiano traumi cerebrali pregressi. La risposta è comunque sì, numerosi e gravissimi traumi. In questo episodio di Cose a Caso avremo la cugina di Federica Pellegrini, tentativi di volo, trollaggi finiti male, il comizio elettorale, la stronzissima capra angelica e molto altro. Buona visione! È stata una giornata pesante. Scusi, c'è mica una stanza libera per una capra zombie? Signorina. Quando non mi cagano mi incazzo poi. E faccio lo stronzo. Messa. C'è mica un ascensore libero. Ah, c'è qua l'ascensore. Salve, permesso. Arrivederci. Minchia, sono 20 minuti che sono di sta ascensore. Cazzo. Sarò arrivato al 1272esimo piano ormai. Madonna santa, mi fanno uscire. Mi cambiano i colori, come mai? Dove cazzo sono finito? Scusi, hai rotto il cazzo. Sono finito all'inferno e non me ne sono accorto? Che fa il signore lì? Lei che fa? Qui solo soletto, sul cornicione. Pensa di buttarsi di sotto? Nessun problema. Le do una mano io, mi dia un secondino e arrivo subito da lei. Sì, ma micchia, oh. Che cazzo di albergo è questo? Ah, la bicicletta. Diremmo sia meglio di quella di Tron. Ah, non direi. Mi sento molto instabile. Aspetta, aspetti che mi coordino. E... No, l'ho mancato tantissimo, la figura di merda. Te che becco l'acqua? Ah, au. Almeno sono caduto sul morbido. E il signore lassù... Cazzo che mi piglia per il culo. Io pensavo di farla furbata e invece... Au. Testa di minchia. Voglio fare un mega iper super salto della vita adesso. Neon Nightclub, dai. Vediamo se riesco a rimediare un po' di ciccia almeno stasera. Salve. Ma che cazzo? Oh, faccia lo stronzo, voglio solo andare a rimediare un po' di gnocca. Ma porca puttana. Ma che è l'agente 47 di Hitman? Porca boia. Venga qua. Oia, quel cane, le do talmente tante testate che le ricrescono i capelli dal trauma. Porca puttana. La legno talmente tanto che le cambia il codice a barre, per Dio. E io vi trasformo. Ok, ho fatto la cazzata, ho fatto la cazzata. Sono ancora più pericolosi di prima con mega iper super braccia. Qualcuno si è fatto le seghe con entrambe le braccia, eh? Ah, è pericoloso, non si fa. Ma che c'hanno le guardie del corpo con le spade? Che siamo nel medioevo? Porca troia. Azione di polizia. Allora, secondo me... Aspetta, c'è un po' di gente che rompe la minchia. Mi dia un secondo, gente, eh? Vabbè, ammazziamo tutti tanto che ci siamo. Tanto se non ci sono testimoni non c'è crimine. Ma porca puttana, ma è proprio pieno pieno di zombie da queste parti, eh? Questo quartiere non è più quello di una volta. Tornando a noi, secondo me il criminale è il numero 4, quello che sta facendo Snoop Dogg, o forse il 5 che fa finta di piangere. Signore col 2, il numero 2 ha un'aria talmente tranquilla che lo possiamo lasciare andare, eh? Io glielo dico, signor agente 47, vada e faccia il suo dovere. Posso volare? Peter Pan, arrivo. Il volo della vita. Aspetti, aspetti, aspetti. E la mira di merda, proprio anche quella è rimasta invariata, eh? Aspetti che ci riproviamo, eh? Un secondo. E via. Ok, ce la posso fare. Porca di quella troia. Ma non si può essere una merda del genere. Vediamo di fare i fighi. Olè. Ok.
Uno. Due. Buona lì, buona lì, buona lì. Ce la posso fare. E piano. Ok. Oh, 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 oh. Cazzo. E vaffanculo, era con l'inganno. Scusate, fatto danno. Nessun problema, eh. Accettate la Mastercard. Ecco qua. Gesù, la fisica di questo gioco mi provoca ansia. Buongiorno. Sono la cugina di Federica Pellegrini. Grazie, grazie. Lei era impegnata a mangiare i pavesini, quindi ha mandato me. Non è neanche la sua specialità, quindi... mi esibirò nel triplo salto caprato. Ok, ce la posso fare. Via! Oh, uno. Due. E... eh beh dai, era buono! 9, 8, 9, 2, 9? Che... 9! Ti levi dal cazzo! Io segno io a dare 9 alla gente che si è allenata tutta la vita, porca di quella troia! Ok, forse la mia reazione è stata un po' eccessiva, lo ammetto, eh. È stato un piacere conoscervi, spero di tornare anche il prossimo anno. Lei che ne dice? Scusi, ma lei mi tiene la cravatta sopra il petto ignudo. Vergognati! Oh, vedo che i signori hanno capito che almeno mi applaudono, grazie. Grazie, qualcuno che capisce di sport. Quello scivolo è abnorme. Devo salirci subito. Entro domani mattina, se possibile. Vada prima lei, che non sono sicuro che sia... che dice, ingegnere? L'ingegnere si diverte. Cazzo, ma è doppio? E dopo proviamo anche quello. Vai, vai. Porca puttana, sì. Aia, quello lo piglio in pieno. No. Ah, mi sono fatto un male assurdo comunque. Per fortuna che sono, non mo... cosa sta facendo lei? Scusi, ma... a parte che mi fa il coso lì di Snoop Dogg e lasciamo stare, ma... la fontanella qui non mi sembra il caso, eh? Faccia anche il bagno nella stessa acqua. Bravo, eccolo lì. E vediamo poi quanto è piacevole. Efficiente maleducato. Scusi signorina, qua c'è un biglietto per le capre zombie? Ah, un rutto e via. E provvedo immediatamente. Mi sale la scala quando ha un secondo. Grazie, gentilissimo, eh. Che fa lei qui? Scenda, che pericoloso, per Dio. Vado, vado. Olè. Olè. Dai che becco il centro, ce la posso fare. Il salto della vita. Dai, dai. È un centro perfetto. Cosa ho vinto? Niente? Una bella gnocca? No, è mai quella. Non sia mai. Aspetta che sono atterrate cose. Buongiorno. Au. Cos'è successo? Hanno causato l'incidente? Oh no, aspetta, c'era anche prima forse. Wow, certo, è arrivato Schumacher. Bravissimo proprio, eh. Piovono casse da tutte le parti. Mi dia tutto. Sto trovando un sacco di cose. Oh, mia, tutta mia. Adesso divento violento. Buongiorno. Chi è? Il governatore di The Walking Dead, con benda inclusa? Eh sì, con benda inclusa. Arca, mi piovono agenti 47 da tutte le parti. Ah, il salto della vita. Gentilissimo. Aspetti che la legno subito anche a lei, eh. Venghi, venghi. Faccio vedere io Hitman i miei coglioni. Porca di quella troia. Ok, ho finito i colpi, potrebbe essere un problema. Andiamo di sante craniate. Aspettate che mi vendico subito. Sta di cazzo. Facciamo fuori il governatore. Non mi scappi. Au, au, au. Aspettate che mi corrino. Signor governatore, non mi scappi. Mi stava sul cazzo sul telefilm lei. Ah, ok. Votami sto cazzo. È ancora vivo? È ancora vivo? Porca puttana. Mi ritorna come zombie lei, mi sa. Vediamo se mi è morto. Oh, è immortale proprio, eh. Porca di quella puttana. Ti acceco anche l'altro occhio. Oh, buongiorno ai miei cari elettori. Lei del partito opposto. Siete qua giunti per il comizio di The Long Gamer in versione capra. Più figa per tutti.
Questa è la legge di partenza proprio. Chi è che rompe la minchia? Cazzo, non sono mai stato di qua. Sono arrivato su Skyrim e non me ne sono accorto. No. Non è che questa è tipo la... Oh, gli innamorati. Ma guarda, mi eravate morti la scorsa volta? Provvediamo immediatamente. Olè. Insieme anche nella morte. Ma che bello, eh? Questo è amore. Questo è amore. Perché c'è una trave lì? L'ho beccata, incredibile, ma... Continuo a domandarmi perché ci sia una trave. La becco. L'ho mancata tantissimo. Dove sono finito? Che c'è scritto qua? Casa Dolce K. Ah, oh, cosa sto guardando? Ok, non lo guardo più che mi fa strano sugli occhi. Lei mi è vivo o mi è... Ah, lei mi è un errore. Ok, maledizione di grafici. Ma è una presa per il culo di The Forest? Secondo me è una presa per il culo di The Forest. Sono di nuovo morto a caso, così. Ma... Cioè, passavo e sono morto. Sono anche di manto bianco. Scusi, ma io posso fare... Posso... Ok, non so perché. Cose a caso. Ho trovato un signore. Un alieno che dice alla capra con l'aureola uo. Eh sì, certo. Scusi, eh. Ah, più di un alieno. Maledetti extracomunitari che ci vengono a rubare il lavoro. Porca puttana, ti insegno io. Ecco qua. Va che tiro perfetto. No, che mi fa? Il signore era ancora vivo? Faccia il fitto tonto. Anche lei, via qua, eliminiamo tutte le prove. Fuori dei coglioni. Bene. Non so se mi fa più paura da zombie o da angelo con gli occhi da 220 volt. Però questa abilità deve essere molto pratica, la sfrutterò in maniera adeguata. Questa torre medievale cos'è? Cazzo, siamo altini però, eh? No. È un leggero riferimento ad Assassin's Creed? Sì. C'è che il salto della fede. Aspetta che devo provare il salto della fede. Con quale suono però? Ah! Il fienile dov'è? Oh! Trampolino tutto mio. Non lavorate troppo voi, eh. Minchia, l'elasticità di sto trampolino. Au. Battuto la catesta. Impiantare. Quasi ancora un saltino e ce la facciamo. No, facciamo che atterro da qualche altra parte. Ok, qui va bene. Piano. Trofeo mio. Ok. E ora? Ok, ce l'ho fatta. Piano. Che fatica. Ah, ma sono qui dell'altra volta? No, il signore no, non lo trollo di nuovo. Un'altra ne ho trovata. Già, ho il paradiso di Assassin's Creed oggi. Cos'è? Ho visto anche l'aquila? Ma quella non è che mi sembri tanto un'aquila, mi sembra più un'oca. È un'oca, non ci possiamo neanche permettere le aquile in sto gioco. Che tristezza. Posso fidarmi a saltare da quassù? Ai. Cominciamo malissimo proprio. E dove cado però io? Ah, ho mancato lo stand del signore in compenso. Cos'è quella roba laggiù? Andiamo a investigare subito, non sia mai. Pa-pa-ra-pa. Buongiorno. Sono la sua angelo custode a mo' di capra, faccia lei. Che casino. Mi sa che abbiamo pigliato in pieno il signore qui. Ah, anche la signora. Ciccio, mi spiace, sfiga della vita. Vediamo se ci arrivo là del mega traliccio della vita. Che poi c'era il sentiero, ma vabbè, sono ozioso. Lungo. No, giù. Perfetto, buongiorno. Sono atterrato malissimo, ma vabbè. Cioè, vede, ecco, se lei mi si mette così sul bordo e mi si gratta il culo davanti alla faccia, è un obbligo morale che poi arriva lo strozzo di turno e papam! Scusi, aia!
è venuto veramente male. Mi sa che si potrebbe essere lussato qualcosa. E vabbè. Ah, sarà una scalita molto lunga. Ok. Ah, piano. Non mi faccia prendere colpi, che c'ho il terrore delle altezze. Ma scusi, lei mi dorme qua su? Non c'è un po' di brezzolina leggera la mattina? Sì, però se me li mettete così è ovvio che poi lo faccio. Oh! Quanti minuti prima che mi tocca terra? Eh beh dai, meno del previsto, Mi aspettavo molto più tempo. Io da qua su ti plano ovunque. Vedo festini laggiù. Perché ero sono stato invitato? Guarda i programmatori dov'erano. Buongiorno. Guarda, contenti di aver fatto una barca di so... Ah, quello là proprio. È arrivato a Rockefeller, ciò. Aspetta che vi rovino io la... Quella capra d'oro è mia, punto. Una piscina di co... di vino. C'hanno la piscina di vino. Ma dimmi te. Cosa ho beccato? C'era un cadavere nella piscina di vino. Come Tilico lo ha colto all'improvviso. Ehi, dove mi corre? Aspetta che do una mano. Ecco qua. Ah, c'è il pulsante per il cannone, scusate. Ah, farò danno? Lo possiamo rifare, papà. Ok, potrei aver ucciso inavvertitamente dai 3 ai 4 programmi. No, sono tutti vivi. Più o meno, più o meno. Ti piglio con la palla, vieni qua. No, t'ho mancato di poco. Quella palla da mare. Che è mira di merda, però, Ecco, bravo. Mi dia il denaro che mi spetta. Sono io la star principale del gioco. Troppo denaro adesso, però. Ok, mi metto io davanti. Oh! Aia. Questa domani la sento tutta, ho paura. Eh già. Ah. E mentre mi riprendo dalle lesioni multiple di questo episodio, sappiate che il prossimo sarà anche l'ultimo di Goat Z. Le cose a caso stanno finendo. Lo so, non piangete. Il canale ha diversi video. Date un'occhiata anche agli altri e non ve ne pentirete. Ci vorrà almeno qualche settimana prima che realizziate di aver fatto un errore a iscrivervi. Questo canale purtroppo provoca dipendenza, gravidanze maschili e disfunzioni erettili femminili. Io vi ho avvertito. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se possibile, mettete un mi piace ed iscrivetevi. Magari lasciate un commento e condividete. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!